favorito, Mr. Johnson Righello! Allora, siamo di nuovo al MOOC, il mitico circolo Arcimù di Parma, la serata è quella Star Trash Night e abbiamo come super ospite il mitico Johnson Righello. Allora, intanto benvenuto a Parma, intanto che manchi da Parma, che manco da Parma è un po' così. Rischiato di diventare cognati. Aia. E anche degli statuti, se ti citano nelle loro canzoni. Sì. E invece per quanto riguarda magari un nuovo album, nuove canzoni, arriveranno mai? Ma guarda, abbiamo fatto l'ultimo album nuovo, l'abbiamo fatto nel 2007. 2012 dai, 2013 arriva. Michael, mio falso fratello, sì, sappiamo. E disse sempre una cosa che io ho sempre apprezzato infinitamente, che ci sono già così tante belle canzoni per scrivere delle altre, rischiando di scrivere delle canzoni più brutte. Dai, in effetti le vostre sono hit. Ma che no, è solo un po' dice degli statuto prima, un paio d'anni fa hanno fatto le concerto di ritorno a Torino come festeggiamento per l'anniversario della loro attività e io noto goffo però al concerto ero l'unico juventino che l'ho concerto. Come l'hai fatto a salvarmi? Mi sono salvato a un certo punto, mi sono praticamente spogliato sul palco, mi sono messo la maglia di Statuto Granata. Ok. Con allora... una grande ovazione, bandiere del toro, perché quei concerti di Statuto si devono andare in curva. Che sono in curva. Certo, perché loro hanno questa cultura della curva. E mi ha detto un no, mi è stato piacevole, io amo Torino. Sono l'unico juventino che... Sono, anzi, sono il dopo più amato di Granata. Abbiamo intervistato qualche tempo fa il cantante dei Bad Manners che era venuto qua al MOOC, ci raccontava del famoso... L'uomo dalla lingua più lunga del mondo. Esatto, ci raccontava dell'aneddoto loro di Sanremo. Invece ti chiedo il tempo. Quando fece vedere il culo di... mi racconti qualcosa tu di Sanremo della vostra esperienza? Noi non abbiamo fatto vedere niente di particolare. Però ho detto che... Anzi, ultimamente Sanremo è la cosa forse più trash che c'è adesso in Italia. Magari forse trash. Io non so perché non lo guardo da 2 anni, quindi ho sempre guardato fino a un certo punto, poi ho smesso di guardare. Casa del Mirro, che poco ha a che vedere con Trento, ovviamente. Abbiamo fatto con loro, sono
successo, successo. E poi ho comprato, mi è piaciuta molto la scena, quel tempo fa, la scena di scena friulana, di Tardi Fu Trio, gli Amari. Ah, certo, sì, sì. E poi recentemente l'ultimo disco che ho comprato, dopo mi è arrivato l'altra volta, l'ho comprato su Twitter, tutto ormai comprato su Twitter. Tranne il cibo, tranne il cibo, no, anche il vino sì, il vino devo dire sì. Però questo gruppo che si chiama Lo Stato Sociale. Certo, i bolognesi. Sì, sono bolognese, vero? Sì. Sì, mi hanno fatto un pezzo bellissimo che mi sono rotto il cazzo. Sì. Sia... conosco perché ci sono anche insieme anche io, una band di ragazze, quest'estate abbiamo fatto un festival insieme, l'ho scoperto lì e vedo che ultimamente stanno spaccando. Sì, ma il pezzo forse è lì che pezzo molto così, un pezzo molto così. Comunque, sì. Qualcosa si muove. Il piccione del rock. Siamo noi. Ciao Rock Pigeon. Yeah.